Salve a tutti, oggi vorrei parlarvi delle 5 teorie più assurde in cui la gente crede negli ultimi anni, soprattutto grazie a internet. Si tratta di teorie ritenute scientifiche, ma che di scientifico non hanno un bel niente. Un paio di esse sono anche di natura, diciamo, complottistico, nel senso proprio dispregiativo del termine, nel senso proprio di. Non dico di paranoia vera e propria, ma l'unica giustificazione a queste idee è semplicemente il fatto che c'è un complotto dietro, non che ci siano prove scientifiche, sì, anche quelle ci provano più che altro, ma l'idea fondamentale è che ci nascondono qualcosa, ci occultano la verità, ma così. In realtà questa classifica, ho tentato più volte di farla, perché ho tentato di trovare in vano un quinto elemento. In realtà lo trovai quando un altro youtuber ne aveva parlato e non lo inserirò in questa classifica per motivi di correttezza. Poi ho trovato un altro che effettivamente ci poteva stare, anche se non c'entrava molto. Quinto posto, appunto, ci metto la faccenda dell'apocalisse zombie. Ora, io vi anticipo innanzitutto che la faccenda dell'apocalisse zombie è nulla rispetto alle altre quattro posizioni della classifica. Lo dico proprio francamente. Se tutta l'apocalisse zombie, insomma, se fosse possibile una cosa del genere, non è che ci sarebbe da rimettere in discussione il modo in cui intendiamo la scienza e le leggi della natura, non più di tanto perlomeno. Qui non si tratterebbe di andare a mettere in discussione, come devo dire, la fisica di Einstein o cose del genere. Tratterebbe semplicemente di capire se è vero che un virus, possa esistere un virus o qualcosa del genere, capace di trasformare la gente in zombie. Ecco, diciamo che c'è discussione in atto, se possibile, cose del genere. Però sembrerebbe fino ad ora, fino a prova contraria, meno male, che non ci sarebbe nulla da temere, né che possa esistere un virus del genere o qualcosa di vagamente simile, e anche se fosse vero, quale ragione praticamente non dovrebbe. Beh, non dovremmo temere una pandemia tale da sterminare l'umanità. Ecco, al quarto posto, e già veramente c'è un salto pazzesco, no, e capirete anche il perché. Voi non ci crederete mai, ma c'è gente che veramente nel 2016 crede nella teoria geocentrica. Ripeto, c'è veramente della gente che nel 2016 crede nel geocentrismo, cioè la vecchia teoria tolemaica, secondo cui è la Terra al centro dell'universo e il Sole ci gira attorno. E non sto scherzando, è uscita anche una specie di polemica qualche anno fa, quando dei blogger di fanatici religiosi, quelli di Pontifex, mi pare, no, non furono proprio loro, diciamo, furono quelli di Radio Spada, furono quelli di Losai, di cui vi ho parlato più volte, ha pubblicato un articolo che ho cercato di dimostrare che un premio Nobel avrebbe dimostrato il geocentrismo, che poi in realtà, questo, che poi fate capire un po', poi mi dicono che no, ci occultano la verità, ci occultano la verità, ma come che danno il Nobel a uno che scopre il geocentrismo, però ci occultano la verità, fatemi capire questa storia. E in realtà poi metterò l'articolo in descrizione, se non l'hanno fatto sparire dalla faccia della Terra, ovviamente. Se no, perché veramente si è creato un imbarazzo anche in altre persone. Guardate che incredibile questa storia. Tutto questo per quale ragione? Tentano, come dicevo prima, di dare una spiegazione scientifica, ma la motivazione è di natura complottistica, nel senso proprio dispregiativo del termine. Che dicono semplicemente: c'è un complotto per far dare ragione a Galileo. In realtà Galileo aveva torto, hanno fatto bene la Chiesa a condannarlo. Aveva ragione la Chiesa prima di Galileo. Quindi tutto l'imbarazzo creato dalla faccenda galileiana in realtà non avrebbe ragione di esistere, perché aveva ragione la Chiesa e non Galileo. Cioè, vi rendete conto? Nel 2016. Quindi già avete capito che razza di differenza c'è fra apocalisse zombie, una cosa del genere, che se apocalisse zombie esistesse, sarebbe semplicemente una scoperta di un virus, dal punto di vista scientifico, proprio, dal punto di vista pratico, mamma mia, mai sia. Semplicemente si scoprirebbe un virus, una cosa nuova sull'organismo umano. Invece qua si tratterebbe proprio di geocentrismo, di mettere in discussione tutta la scienza moderna, tutta la scienza moderna. E questi sono il quarto posto,
posizione. Al terzo posto ci metterei, che allora la teoria della terra cava, cioè l'idea che la terra in mezzo è vuota e che l'Endo sarebbe abitata. Questo sarebbe completamente, diciamo, impossibile dal punto di vista della scienza. Tanti punti di vista della terra, che la terra collasserebbe su se stessa, come farebbero vivere le persone che stanno dentro, oppure sul fatto che comunque come spiegherebbero i movimenti tellurici, tipo i terremoti, di cui purtroppo abbiamo avuto qualche assaggio negli ultimi giorni, purtroppo, come si spiegherebbero i lavi, i vulcani, tutte quelle cose. Al secondo posto, voi non ci crederete mai, perché se avete, voglio dire, c'è qualcuno che crede nella Terra al centro dell'universo, ci manca solo qualcuno che crede nella Terra piatta. Bene, ci sono persone, veramente, non sto scherzando, questo è veramente agghiacciante, persone che credono nella Terra piatta, nel 2016, non è uno scherzo, e si sforzano in tutti i modi di dimostrare che questa cosa è vera. Allora, da un certo punto di vista io devo, cioè, non posso dare torto su un fatto, diciamo. L'argomentazione di base è questa: se ci avessero raccontato a scuola che la Terra era a forma di una melanzana o a forma di banana, non ci avremmo creduto. E fanno leva effettivamente queste persone sul fatto che noi di astronomia, di geografia, non sappiamo niente. Cioè, effettivamente, la scuola non ci ha insegnato un cavolo. Non ci hanno insegnato niente, effettivamente, no? Tante di quelle obiezioni che fanno alla Terra sferica, effettivamente, quanti di voi sarebbero capaci di rispondere correttamente? Sono delle cose che ti lasciano perplessi, della serie, come mai si vedono all'orizzonte cose più lontane di quelle che si dovrebbero vedere per tutta la curvatura della Terra? Oppure quanti di voi sono andati in un aereo così in alto da poter vedere la curvatura della Terra? Io non ho mai volato con un aereo in vita mia, con un elicottero, mai in vita mia. I piedi non si sono mai staccati da terra. Ok, però quanti di voi possono dire, sono stato nello spazio, ho visto la Terra da lontano, ho visto che sfere, ho fatto un giretto nello spazio. E sì, però effettivamente, veramente dire questa cosa qua, tra l'altro solo e soltanto perché, dicono, no, perché la NASA se l'è inventata, sì, ma non è vero, l'antica Grecia, anzi pure prima, si sapeva già che la Terra era sferica. È inutile. C'è tutta una nuova teoria su come spiegarsi il sole che sorge, che tramonta. Questo è peggio proprio del geocentrismo. Peggio, che proprio sarebbe il sole che correrebbe sulla Terra, cioè, avrebbe delle traiettorie strane per poter sorgere e tramontare. Guardate che veramente, da dove verrà a vedere queste cavoli di teorie sulla Terra sferica, sulla Terra piatta? Poi al primo posto, secondo me, ancora più assurdo, è l'idea della terra concava, cioè è come la terra cava, solo che in questo caso, cioè, la terra sarebbe sì una sfera, cava all'interno, ma noi saremmo noi quelli che abbiamo dentro la terra, non ci sarebbe bisogno di commentare, cioè, sì, quindi la terra è cava, secondo questi qua, noi abiteremmo dentro la terra, nella parete interna, nel buco che sta dentro, quindi il sole sarebbe dentro la terra praticamente, cioè è veramente come, che poi effettivamente quanti di noi, no, effettivamente, dico, cioè, proprio, posso andare di persona con gli occhi a andare a vedere che non è vero che la terra è sferica, insomma, però effettivamente diamoci conto che satelliti, astronavi, cioè astronavi, vabbè, non lo so, poi effettivamente uno degli argomenti più controversi è proprio l'allunaggio, no? Quelli che sostengono la terra piatta parlano spesso dell'allunaggio. No, non è vero l'allunaggio, non è vero l'allunaggio. Che poi cosa sarebbe anche plausibile, ma questo non giustificherebbe nella terra piatta, nella terra concava o cose del genere. Comunque vi lascio gli articoli in descrizione
approfondire su questa cosa che è veramente incredibile. Cioè, se pensavate che i rettiliani o le scie chimiche fossero teorie assurde, ma a prescindere da cosa penso io, se pensate che teorie su Bilderberg, su New World Order fossero teorie stupide, complottistiche, assurde, queste veramente superano alla grande, ma proprio alla grande, qualsiasi cosa che si possono credere, diete strane, teorie, no? Teorie esotiche, potete, questo veramente, secondo me, si va proprio al di là di... Questa cosa è fondamentalmente colpa di sto internet, cacchio. Qui non è vero che chiunque ha la libertà di dire quello che si vuole. Ognuno si, in teoria, potrebbe dire quello che vuole, ma la visibilità mediatica che... E questo video la passerà inosservato. Se tu dici stronzate, tu veramente puoi diventare famoso, anche abbastanza. Se dici cose serie ti prendono per scemo o passi inosservato. Rendete conto di sta cosa, rifletteteci. Un saluto.